Dimmi cosa vuoi. Adesso è verso il gatto. Non mi interessa. Voglio te e le tue cose fuori da casa mia entro stasera. Senti Giulia, te lo spedisco per posta al gatto. Esci da quella casa e basta! Lasciami le chiavi sul tavolo. Avanti. Buongiorno, dottor Valente. Mi dica. Ecco le specifiche tecniche dei nuovi modelli. Se crede, posso riassumerle brevemente le caratteristiche del prodotto. Lei, eh? Iris. La sua segretaria. E da quando ha una segretaria? Da oggi. Ah, meglio tardi che mai. Non le faccio perdere altro tempo. I nuovi modelli sono all'avanguardia. La capacità di calcolo è 5 volte superiore rispetto al modello precedente. In termini di prestazioni significa elasticità, reattività e potenza, attualmente ineguagliabili sul mercato. Un livello di efficienza superiore a quello raggiungibile da qualsiasi essere umano. Nettamente superiori alla concorrenza. Prego. Purtroppo anche nel prezzo. Credo che il nostro cliente sia interessato a soluzioni più economiche. Vede, Taggi è andato vicino alla bancarotta l'anno scorso. Non esatto. Ha falsificato il bilancio per tagliare 176 impiegati e sostituirli con le macchine. Bene. Ho il privilegio di trattare con un figlio di puttana. È un buon cliente. Comunque, la concorrenza può proporgli un prezzo migliore del nostro. Ma la concorrenza non ha le nostre informazioni sulla situazione legale del dottor Taggi. Anche se Taggi è un bastardo, ricattare un cliente non rientra nella politica commerciale dell'azienda. L'interesse dell'azienda è chiudere questa transazione. Io voglio solo assicurarmi che lei abbia tutte le informazioni necessarie per farlo. Mi porti un caffè, per favore. Ciao, Vittorio. Buongiorno, dottor De Marco. Come procede, contagi? Ah, ho qualche difficoltà perché non conosco ancora bene le caratteristiche del nuovo. È arrivata Iris? Sì, è arrivata. Però le dicevo che il problema è... Bene, te l'ho mandata io perché ti aiutasse. Grazie mille. Però le dicevo che il problema è il prezzo, in quanto... Vittorio, hai già perso due possibili acquirenti questo mese. Chiudi l'affare Taggi o sei fuori. Cazzo. Il suo caffè, dottor Valente. Siediti. Tra quanto abbiamo appuntamento con Taggi? Tra 45 minuti. Sappiamo altro su di lui? Il dottor Taggi è un esperto d'arte. Ha una particolare predilezione per Kandinsky. Potrebbe essere utile per alleggerire la conversazione. Giusto. I dettagli fanno la differenza. Non ci arrivi proprio. Un bel dipinto non è quello che ha una distinzione quasi scientifica tra toni caldi e toni freddi, ma quello che ha una vera vita interiore. Questa è la grande lezione di Kandinsky. Ottimo.
almeno un bicchiere per brindare al successo di Vittorio. Non ti offendi se ti do del tuo, vero? No, le pare. È stato un ottimo affare anche per lei, dottor Taggi. Ha acquistato il miglior prodotto sul mercato. Le dia retta perché Iris conosce quelle macchine meglio del progettista. Sei fortunato. Io non ho mai avuto una segretaria così efficiente e così bella. Un collaboratore valido può fare la differenza in questo mondo. E sai cos'altro ci vuole? Ambizione, determinazione e un completo su misura. Sì, sì. Eppure non è stato il tuo vestito a convincermi oggi. Hai avuto un bel coraggio a ricattarmi. Lei conosce il gioco meglio di me. Vince chi va oltre le regole. Le regole le stabilisce più forte. Iris, di fronte a te, tutti gli uomini sono deboli. Sì. Scusate un momento. Lavoro. Giulia, sto uscendo dal ristorante. Davvero un bel feeling. Da quanto tempo lavora per Valente? Da oggi. Non l'avrei mai detto. Giulia, ti prego, mi stanno aspettando. Ok. Non è stata colpa tua, non è stata colpa di nessuno. Non ha funzionato, punto. No, davvero, grazie. Vorrei che prendesse in considerazione l'ipotesi di lavorare per me. Ma come faccio a sapere dove si è nascosto il gatto? Senti, Giulia, vieni domani mattina e lo cerchi, ok? Sarà lei a stabilire il compenso. Non insista. Non è una questione di soldi. E cosa vuole, allora? Curare gli interessi del dottor Valente. Vabbè, vorrà dire che farò tardi in ufficio. Ma tu cerca di arrivare prima delle 10, eh? Sì, basta che la facciamo finita, guarda. Scusate, eh? Iris, devo chiederti un'altra cortesia. Ho una relazione a casa che deve essere in ufficio domani mattina prima del mio arrivo. Potresti passare questa sera a casa mia a prenderla? Nessun problema, ho già chiesto il conto. Sembra che non possa fare a meno di te. Grazie. Non pensarci neanche. Dopotutto, ho fatto un ottimo affare oggi. Iris mi ha convinto. Prego. Eccoci qui. Grazie. Guarda sti cazzo di gatto, eh? Scusa, eh? Accomodati. Che poi non è neanche il mio gatto. È della mia ex fidanzata. Sai, io sono per i cani. Ti stampo la relazione. Ma poi tu sei per i cani o per i gatti? Birra? I cani sono più fedeli, più rispettosi. E poi soprattutto non creano problemi. Invece guarda i gatti. Ma gli cani? Ma poi lo sai qual è la cosa bella? Che gli ho regalato io il gatto. Ho smesso di assecondarla e è finita. E tu? Invece hai qualcuno? Scusa, sono stato indiscreto. È che non so, arrivi, risolvi tutti i miei problemi.
Mi fai concludere l'affare più importante della mia vita. Ma sarai Michelangelo tu. Ci hai messo in imbarazzo? No. Dimmi cosa vuoi. Voglio solo soddisfare le sue richieste. Dai, su. Mica sei in ufficio, eh? Dato gli ordini. No. Non ti piace comandare? Non siamo programmati per farlo. Ma che cazzo dici? I nuovi modelli non possono accedere a funzioni di comando. Sono a completo servizio dell'uomo. Cazzo. Cazzo, cazzo. Devo togliere i vestiti. E poi? Poi facciamo l'amore e ti tengo stretta tutta la notte. Tu sei solo un cazzo d'elettrodomestico. Tu sei solo un cazzo d'elettrodomestico. Vuole che vada? Spogliati.